Inaugurata la nuova conca di Isola Serafini che rende il fiume Po navigabile da Piacenza all'Adriatico, un'opera unica in Italia costata 47 milioni di euro. Due motociclisti sono in gravi condizioni dopo altrettanti incidenti nel pomeriggio, il primo ad Alseno, il secondo a Sarmato in città, paura per un'auto ribaltata in via Boselli. Presentato l'Osservatorio Immobiliare di Piacenza e Provincia a cura della FIAIP, dal 2013 il volume di transazioni è in costante aumento, agevolato dal marcato calo dei prezzi. Doppio appuntamento nella serata di Telelibertà alle 20.30 all'Alpino, la rubrica delle penne nere alle 21, il sostituto procuratore Roberto Fontana a Nel Mirino. Domani sera Piacentina in campo, il campionato di Serie C, il Piacenza riceve la Giana Erminio, il Pro va a Monza.